Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi, anzi voglio vedere insieme a voi ragazzi questo estratto tipo liofilizzato, tipo il brodo che è stato preso ragazzi direttamente da un gameplay di un hacker che sta giocando a Rules of Survival. Sono sicuro ragazzi che a me è successo più di una volta, sono sicuro che anche voi avrete riscontrato questo che sto per dirvi. Non ditemi ragazzi che a volte vi chiedete: ma com'è possibile che quello lì mi ha killato da una distanza spropositata? Oppure: ma com'è possibile? Io gli ho sparato 4 colpi di fucile, lui me ne ha tirato uno solo e mi ha killato. O ancora: com'è possibile che sapeva dov'ero? Beh, ragazzi, non è nulla falso. Esistono purtroppo davvero dei software pirata che possono aiutare alcuni giocatori di Rules of Survival facendoli diventare veri e propri hacker. Non so se avete appena notato il salto che ha fatto la signorina, ragazzi, non era altro che un piccolo esempio. Guardate quello che sto vedendo io, ragazzi. Questo giocatore sta utilizzando un software aggiuntivo alla suo Rules of Survival. Guarda, ma ti sembra che può saltare così? Ma ti sembra? Guardate che cosa succede, ragazzi. Lui ha sul suo schermo innanzitutto la possibilità di fare dei salti che non esistono né in cielo né in terra. Esce dall'acqua saltando, ragazzi, esce dall'acqua saltando. E non solo, questo è il minimo, questo è il niente, ragazzi. Lui ha direttamente sul suo display, come vedete, segnati sia le posizioni e i nomi dei giocatori avversari, sia le posizioni e i nomi degli oggetti sparsi in giro per la mappa e, nonostante tutto, anche la distanza che c'è tra lui, e il giocatore. Ma non solo, ragazzi, non solo. Guardate quando va a sparare, ragazzi. Guardate, cioè qua l'ha sgamato proprio in pieno. E non so, gli fa già vedere con una specie di GPS. Scusate la qualità, ragazzi, ma non c'era nulla di meglio oltre a questo, ragazzi. La sua linea rossa con tanto di GPS che può utilizzare per andare a stanare gli avversari, addirittura vedendo anche a quale distanza si trovano. Sembrerebbe, ragazzi, dovremmo vederlo tra qualche istante. Esatto, guarda, lui non è lui che sta mirando, ragazzi. Gli rimane praticamente il mirino, anche se lui avesse lì, cioè un 2x, gli rimane il mirino piantato sul giocatore avversario. Non so se avete appena visto, ragazzi, si è killato un tipo con un, penso abbia in mano un M4A1 con un 2x da mezzo chilometro di distanza, ragazzi. Questa purtroppo è una cosa che si sta verificando spesso e sempre più frequentemente nelle partite di Rosa. Ha fatto sponare un veicolo dal nulla. Una volta che si è bucato il codice sorgente di Rules of Survival e si hanno, diciamo, delle basi di programmazione, si può veramente fare tutto. Non credo che neanche gli sviluppatori della NetEase si... Guardate come killa la gente. Guarda, ma ti sembra che può sparare? Guardalo, l'ha killato da 2 chilometri, l'ha killato. Non credo che neanche gli sviluppatori della NetEase si potessero immaginare, tanto facciamo sponare veicoli a caso, si potessero immaginare che il gioco sarebbe stato così oggetto di attacchi continui e repentini
da parte degli hacker, ragazzi. Ci hanno rilasciato alcuni comunicati ufficiali, li possiamo vedere sulla loro pagina Facebook ufficiale. Ci hanno anche e ci dicono sempre e comunque nei vari aggiornamenti che stanno prendendo delle misure anti-hacking. Ma ragazzi, questo video è stato registrato un paio di giorni fa ed effettivamente si vede come non hanno ancora avuto successo tutti i tentativi di fermare gli attacchi da parte degli hacker, che purtroppo possono entrare nei server normalmente come facciamo noi e rovinare in maniera abbastanza importante il buon gioco invece che noi player normali vogliamo fare e pretendiamo che ci sia anche dall'altra parte, cioè anche dalla parte degli avversari. Ci hanno detto, ragazzi, quelli della NetEasy, il team ufficiale, che negli ultimi 2 mesi, quindi 60 giorni, hanno bannato 260.000 account hacker. Ragazzi, qua, oh, meno male che sei morto, perché veramente, cioè, non ce l'hai la pozione per resuscitare, no? Guardalo, andiamo a rivedere un attimo 2 sessioni così velocemente, ragazzi. Cioè, lui c'ha tutto, ci ha segnato tutto dappertutto, gli fa vedere, voleva un airdrop che sta scendendo, non lo capisco, penso che sia un airdrop, gli fa vedere anche con i colori diversi dove sono i nemici, dove sono gli oggetti, dove è la roba, cioè, è una roba che mi dà fastidio anche da vedere, perché non è giusto, è inutile che punti l'airdrop, è inutile che lo punti, tanto non sai che poi cosa cacchio, com'è possibile che c'ha, non ho capito, ragazzi, c'aveva un airdrop dietro adesso, non ho capito come fosse possibile questa cosa. Non ti puoi far spawnare anche gli airdrop, dai, cosa sta facendo? Non capisco cosa stia facendo, ragazzi. C'è questo quadratone rosso che è lui, si sta avvicinando, dovrebbe, ecco, vedi, è partita la linea rossa sulla destra, guarda, si vede un po' male, ma si riesce a capire, c'è una linea rossa che sta ad indicare la distanza del giocatore avversario, guardate, dovrebbe killarselo adesso, perché lui ha benissimo idea di dov'è, dietro questa roccia, credo, anche perché, guardalo, no, l'hanno killato per fortuna a lui. Ragazzi, questo era per farvi vedere che gli hacker ci sono, gli hacker esistono purtroppo su Rules of Survival. Speriamo ovviamente che NetEase ci si dia da fare per mettere un freno a questi giocatori che continuano a barare e per continuare a garantirci un gioco bello e pulito, perché Ross, ragazzi, secondo me ancora merita, però. Beh, ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato anche questo video. Sono contento di aver trovato questa clip che dimostrasse davvero l'esistenza degli hacker su ROS. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!